vorrei che passasse il coronavirus. Mi piacerebbe andare molto a Disneyland. Mi piacerebbe molto che tutto l'inquinamento della Terra finisse. Se avessi le ali volerei. Vorrei tanto che il coronavirus se ne andasse, per non aver più la mascherina e per abbracciare i miei compagni. Mi piacerebbe diventare una cantante. Vorrei tanto che tutti gli umani smettessero di inquinare la Terra e che rispettassero tutti gli animali e anche l'ambiente. Il mio sogno è diventare una cantante e viaggiare per il mondo. Mi piacerebbe tanto diventare un'attrice. Vorrei che la mia famiglia sia perfetta. Mi piacerebbe andare a Chicago e cantare su un palco. Mi piacerebbe andare in Cina per assaggiare dei cibi nuovi. Il mio grande sogno è incontrare Justin Bieber, perché è il mio cantante preferito, perché mi piace la sua musica e lo seguo molto. Il mio sogno è rincontrare Valentino Rossi, perché mi piacciono le moto. Mi piacerebbe andare a visitare New York, perché è il posto adatto dove tutti i film sono girati e dove si gireranno. Il mio sogno più grande è avere un pony e la chiamerei Alaska. Il mio sogno è di volare sopra il mare. Ce n'ho due dei sogni. Mi piace diventare una fata e andare a Milano. Mi piace diventare un astronauta e andare nella navicella che ho costruito io con le mie costruzioni. Il mio sogno è che il mondo sia in pace e finisca il Covid. Il mio sogno per adesso è quello di avere un cane. Il mio sogno è che le guerre si cessino e che il mondo diventi un posto migliore, in modo tale che si fermi il riscaldamento globale, che le persone non litighino più e che le persone non infrangano più le leggi. Il mio grande sogno è volare e anche fare la parrucchiera e la cameriera. Il mio sogno è visitare Parigi. Il mio sogno più grande è di diventare un'attrice. Un sogno che vorrei realizzare da grande, vorrei fare l'attrice. Il mio sogno è uscire dai superiori sapendo l'inglese, lo spagnolo, il coreano, il giapponese e il cinese. Mi piacerebbe finire la scuola, trovare lavoro, poi comprarmi una casa e un computer per gaming. Io sogno che la povertà nel mondo sia tolta, perché tutte le persone che sono nel mondo hanno diritto ad avere una vita felice per i propri cari. Il mio sogno è quello che da grande posso diventare un ingegnere che poi potrò costruire vari robot che permetteranno di semplificare la vita di tutti. Da grande voglio diventare una pittrice o una cantante. Da grande vorrei diventare un'archeologa, o una subacquea, o una paleontologa, o una zoologa. Vorrei che il coronavirus sparisse, così tutti si ripotranno riabbracciare e fare le cose insieme senza la mascherina. Da grande vorrei fare la zoologa, che è una scienziata che studia gli animali, e poi forse la nuotatrice e la youtuber. Mi piacerebbe diventare una cantante pop, perché mi piace... c'è molto ballare l'hip hop e soprattutto mi piace tanto cantare. Il mio sogno è cavalcare un unicornio. Vorrei diventare una mangaka, perché mi piace tantissimo disegnare e adoro sbagliare con la fantasia. Il mio sogno è cavalcare un unicorno arcobaleno intorno a nuvole e arcobaleni. Il mio sogno è che vada via il coronavirus. Il mio sogno più grande è fare sport estremi, come bungee jumping. Il mio sogno è diventare un ingegnere e inventare macchinari che saranno di materiali riutilizzabili e quando non serviranno più potranno rifarsi degli altri macchinari o delle altre cose con gli stessi materiali. Il mio sogno è andare in Corea, viverci perché ci sono i gruppi K-pop. Mi piace l'India perché vorrei andare a scoprire i posti nuovi. Il mio sogno è fare il veterinario in Cina per curare gli animali. Il mio sogno è cavalcare un delfino perché quest'estate li ho visti e mi sono piaciuti tanto. Siamo noi.
mesi con l'aceto. Intorno c'è un clap a noi.
eroi perché gli voglio assomigliare. Il suo potere sta nelle carezze per rimproverare e mi protegge così, col sorriso più buono di tutti i biscotti che alla nonna ho rubato di notte. Le sue mani sono il cuscino dove riesco a dormire e mi porta a giocare e mi porta a volare insieme a lui e mi aiuta a studiare, a imparare a pescare. Lo sai chi è? Lo sai chi è? È super babbo. Bom 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 bom. E non si arrabbia neanche quando rompo il suo telefonino, ma con pazienza sa riparare il cuore triste di un bambino. Nasconde le mie bugie nell'armadio che posso aprire solo quando riconosco di avere sbagliato. Poi mi giro e fa sparire tutte quelle paure e mi porta a giocare. La biodiversità è un tesoro da salvare. Se un albero va giù, lo dobbiamo ripiantare.
un'occasione in più per salvare specie rare. Difendila anche tu e non ti dimenticare. Difendi